Allora, 25 aprile, credo che il modo migliore per festeggiare questa data sia dare una lettura della nostra Costituzione. Non di tutta, ma di ciò che è essenziale per capire i tempi di oggi. Perché come ogni documento, come ogni filosofia, la Costituzione ha anche una sua filosofia, va aggiornato ai tempi. E allora, vediamo la Costituzione oggi. Nelle sue linee essenziali. Allora, cominciamo dall'inizio della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Cominciamo proprio da questo testo. Compito della Repubblica democratica è diventare se stessa, cioè diventare appunto autentica e democratica. Ripeto, l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il termine è indica semplicemente la volontà di volerlo diventare, perché quando è stata scritta la Costituzione tutto era tranne che una repubblica democratica e soprattutto fondata sul lavoro, tutte e due insieme. Quindi questo articolo va letto come una promessa dei costituenti fatta al popolo italiano di creare delle condizioni per cui il popolo italiano, anziché nel solito usuale sistema servi i padroni, viva in un nuovo modello di vita che è quello della democrazia, cioè della pari dignità. Allora, siccome molte cose sono state dimenticate in questi ultimi anni, conviene ritornarci e non dare per scontato proprio più niente. Ecco, guardate qui. Cosa vuol dire democratica? Ecco, bene, se usciamo dal mondo strettamente accademico delle definizioni validate in modo cosiddetto scientifico e andiamo verso qualcosa che è comprensibile a tutti, ecco che democrazia possiamo vederla come un tavolo con quattro gambe fondamentalmente, quattro gambe fondamentali. La prima gamba la conoscono tutti. La democrazia è una forma di governo, un modo di governare un paese. Questa forma di governo presuppone il suffragio universale e presupporrebbe anche che i cittadini abbiano pari dignità sociale, possano partecipare davvero all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. E così infatti la Costituzione recita, all'articolo 3. Compito di possibilità devono avere tutti i cittadini per partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Eccolo qua, ve lo faccio vedere qui. Partecipazione di tutti. L'altro punto essenziale per capire il primo articolo, appunto, è rifarsi all'articolo 3, che adesso indico qua, qui non c'è scritto articolo 3. L'articolo 3 dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, eccetera, eccetera, eccetera. Poi nel secondo comma recita è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi questo comincio a darvi un'indicazione di cosa si intende democrazia secondo la nostra Costituzione. Ora, la Costituzione non è una carta scritta per gli specialisti, è una carta scritta per il popolo perché è la garanzia di uno Stato legale, che il popolo leggendo la Costituzione capisca di cosa si tratta. Naturalmente un popolo che quindi, ecco qui, quindi, ecco l'altra gamba del tavolo. Vedete qui ho messo questo test, quest'altra gamba del tavolo che è educazione e formazione. Senza educazione e formazione un popolo non è in grado di leggere la propria Costituzione, semplicemente non la conosce e non ha i mezzi per farlo. Quindi l'educazione e la formazione sono parte essenziale, no, di un progetto politico come quello costituzionale, per cui tutti dovranno partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi adesso vado a espandere questa seconda gamba e andiamo a vederla. Andiamo qui, la seguiamo. Quindi la scuola di ogni ordine e grado deve essere considerata un organo costituzionale, cioè un organo che, non in senso tecnico, ma organo costituzionale in quanto indispensabile all'attuazione della Costituzione stessa.
l'addizione scuola come organo costituzionale la dobbiamo a Calamandrei, che è uno dei padri costituenti più noti. Ma non è solo Calamandrei, andiamo a vedere quale fu l'intervento di Aldo Moro nell'ordine del giorno del 1947. Ecco, fece un ordine del giorno Aldo Moro che fu applaudito da tutte le forze politiche presenti nell'ambito dell'Assemblea Costituente, applaudita a lungo da tutte le forze politiche, e l'ordine del giorno di Moro diceva: ogni scuola di ogni ordine e grado dovrà essere un luogo dove si insegnano i nuovi principi della Costituzione. Nuovi rispetto a cosa? Rispetto a quello che c'era stato nel paese fino ad ora. Il paese fino ad ora aveva vissuto in questo modo. Ecco come aveva visto: padroni e servi. Questa era la storia del nostro paese. Padroni e servi. Bene, la Costituzione che cosa dice fondamentalmente? Questo basta. Non è più costituzionalmente legittimo, è fuori dalla legittimità costituzionale. Ogni legge di questo paese non sarà costituzionalmente legittima se ripropone o consente il rapporto servi-padroni, perché questo rapporto servi-padroni viola la pari dignità. Cosa vuol dire rapporto servi-padroni? Significa che c'è una differenza di dignità. Questi hanno più dignità, questi ne hanno di meno. Questi di più e questi di meno. Questi hanno dei privilegi e questi non ne hanno. Ecco, questo modo di intendere il rapporto tra persone è costituzionalmente ormai illegittimo per ogni livello della società civile e per ogni livello della società istituzionale. Moro nel 58 fu ministro della pubblica istruzione e introdusse l'educazione civica, che aveva come compito proprio questo, istruire sui principi costituzionali, che dovevano essere parte integrante di quell'educazione che tutti i cittadini dovevano ricevere per diventare cosa? Cittadini, e quindi non più servi, e quindi non più, appunto, dipendenti da padroni, che avevano la piena dignità, mentre i servi non ce l'hanno. Nell'Italia, prima della Corte Costituzionale, la fortuna di un servo non consisteva nel non essere più servo, ma nel trovare un padrone, nel avere un padrone un pochino più umano, ecco. Bene, questo, tutto questo è finito, perché il rapporto servi-padroni non è più costituzionale. Beh, qualcosa del genere dice anche Luigi Sturzo, e anche qui viene la citazione, la potete trovare su Luciano Corradini, in un bel video che trovate su YouTube. Okay. Allora, vi ho detto quindi che l'educazione e la formazione sono qualcosa non di accessorio, ma di costituzionalmente centrale, affinché la nostra Costituzione possa essere viva, anziché partire già morta. Ma c'è un'altra gamba per una democrazia, cioè ci deve essere una retta informazione, cioè i cittadini educati, formati, devono poter essere informati sui fatti che stanno accadendo nel loro paese, in modo poi da esprimersi politicamente. Quindi l'informazione, potremmo dire, anch'essa ha un ruolo costituzionale. E infatti l'articolo 21 dice: tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero con la stampa, la parola e ogni mezzo. Ecco, e poi ci sono tutta una serie di specificazioni sulla libertà di stampa, che allora era la libertà fondamentale. Non c'era ancora la televisione, quindi non si sapeva. Però questo è il punto. Quindi l'informazione, l'educazione e la formazione sono due gambe del tavolo della democrazia, dove l'informazione non è corretta e non c'è un controllo pubblico sull'informazione, e quindi l'informazione può essere deviata completamente, oppure come oggi accade, tutta in appannaggio nella proprietà delle élite non democratiche, le élite economico-finanziarie. Bene, in quel caso la democrazia semplicemente, sapete cos'è? È questa, è morta, non c'è più. È inutile stare a fare tanti discorsi su questo, questa riforma o quell'altra. Nel momento che l'educazione non c'è, l'informazione corretta non c'è, perché in mano alle élite, la democrazia politica è una farsa. Ma la Costituzione non si limita a queste tre gambe fondamentali, ne mette una terza, che è la democrazia economica, cioè la democrazia nei luoghi di lavoro. Ecco qua,
Infatti, l'Italia è una repubblica democratica, ma guardate qui, 25 aprile, ce lo vogliamo ricordare, fondata sul lavoro. Che vuol dire? Ecco, vuol dire quello che questo schemetto sintetizza, che il capitale non può mai essere sopra il lavoro. Il capitale ha una funzione di sostenere il lavoro, perché il capitale sono cose, il lavoro sono persone. Quindi non deve mai succedere che le cose stiano sopra le persone. Ecco. L'opposto, è abbastanza semplice da capire, è quest'altro, cioè che il capitale domina sulle persone, cioè sul lavoro. In altri termini, il lavoro è in funzione dell'accrescimento del capitale. Bene, questo per i nostri costituenti era esattamente l'opposto del loro disegno. E se voi avete orecchi e occhi per vedere e ascoltare, avrete capito che oggi noi ci troviamo esattamente in questa situazione, in cui ce lo chiedono i mercati, il lavoro sarà sempre più precario, sempre più assente e sempre sottopagato. Bene, questo quindi vi invito a informarmi sulla letteratura specializzata, che non è difficile da reperire, tanti video che fra poco faremo anche noi. Quindi oggi potremmo dire il 25 aprile che la morte di partigiani, la morte di coloro che hanno combattuto per la resistenza è avvenuta, oggi si potrebbe dire, completamente invano, perché il lavoro è ritornato a essere una funzione del capitale, in funzione del capitale, che era quello per cui siamo arrivati alla prima e alla seconda guerra mondiale. Ora, se noi fossimo in uno Stato in cui la scuola esiste, queste cose le sapremmo dalle elementari. Ma siccome lo Stato non c'è più, il diritto pubblico non esiste più, le università non insegnano più ciò che è essenziale, perché non sono più organi costituzionali, pur pagati dalle nostre tasse,